Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi rendo conto che è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho caricato un video e che non sono per niente costante, ma detto questo e specificato il fatto che dovete iscrivervi al mio canale, continuiamo a sproloquiare come sempre. Allora, l'argomento di oggi... Ah, a proposito, se sentite tipo in sottofondo degli schiamazzi, sono i bambini che si divertono e giocano nel parco che è vicino a casa mia, e i bambini, si sa, per divertirsi devono urlare, quindi se sentite in sottofondo dei bambini che urlano, sappiate che sono i bambini del parco. Detto questo, come avete potuto leggere dal titolo, oggi è un argomento un po' strano, soprattutto per il mio canale, visto che il mio canale non si chiama Clio Makeup. In realtà oggi volevo parlare di un argomento che sta a cuore a molte persone, sia per lavoro sia per passione. Nel mio caso è una via di mezzo, nel senso che il trucco lo uso sia per quando devo andare a lavorare, che mi devo truccare, perché io lavoro in una profumeria e quindi cioè ci sta che faccia vedere che io mi so truccare, anche se non è vero, no scherzo. E un altro momento in cui uso il trucco è il cosplay. Quando si fa cosplay bisogna essere in grado... Questa bambina è posseduta. Figurati. Solo che se chiudo la finestra muove di caldo, quindi non posso farlo. Comunque, stavo dicendo, nel cosplay è molto importante sapersi truccare, perché sapersi truccare o meno nel cosplay fa la differenza tra un costume di carnevale e un vero cosplay. Giuro, ci metto la firma su questa frase. Quindi, in sostanza, oggi di cosa volevo parlare? Io oggi in realtà volevo consigliarvi qualche prodotto che io uso, e ho chiamato così la rubrica perché io non spendo molti soldi sul trucco, perché cioè non è che è il mio lavoro, quindi cioè sinceramente non ha molto senso spendere, per quanto mi riguarda almeno, infiniti soldi sul trucco, se tanto non è, appunto, non sei una makeup artist e non diventerà mai il tuo lavoro, e non ho intenzione di diventare makeup artist. Quindi, detto questo, vi volevo far vedere qualche prodotto che uso nella mia routine, ma che uso anche quando faccio cosplay, quindi quei prodotti che comunque uso sia nella vita normale sia quando appunto faccio cosplay. Ve lo dico perché a volte non sempre le cose che costano tanto valgono la pena, e non sempre le cose che costano poco valgono comunque quei pochi euro che si spendono. Questo ci tengo a precisarlo, perché non è che solo perché una cosa costa molto è bella, ma non è allo stesso modo una cosa che costa poco al 90% fa schifo. Quindi, detto questo, possiamo iniziare con l'elenco. Allora, la prima cosa che volevo farvi vedere, e ho la cosetta sotto con i prodotti perché io se no me li dimentico. Allora, la prima cosa che volevo farvi vedere è il mio correttore, che non è quello che sto usando adesso, e si vede perché ho le occhiaie. E non che negli altri video io non abbia le occhiaie, però comunque vi faccio vedere. Penso che mi stia chiamando mia madre. Oh! È pronto da mangiare. C'è anche le macchine che passano sottofondo, il mio vicino di casa che apre il cancello. Ho scelto proprio il momento perfetto per girare un video. E in ogni caso, il correttore che uso io è questo, che è il Catrice Camouflage. Cioè, questo è il mio vicino di casa che sgomma, appena sgommato per parcheggiarsi. Dico solo questo. Questo è il correttore che utilizzo, che è di Catrice, il Camouflage, il Liquid Camouflage High Coverage Concealer. E questo sinceramente è tipo il correttore, tra tutti quelli che ho provato nella vita, è quello che funziona meglio, perché copre, è del mio colore. Io uso la tonalità 010 Porcelain, perché come potete vedere io il muro a malapena ci distinguiamo. E questo costa 3,99€, non vi saprò dire tutti i prezzi di quello che sto dicendo. Questo me lo ricordo perché l'ho comprato tipo l'altro giorno. E questo viene 3,99€, quindi per 4€ vi copre le occhiaie e io ne ho. Quindi fidatevi del mio giudizio,
Non va nelle pieghe, anche se sto invecchiando, quindi ci sono le pieghe. E quindi super promosso. Poi, secondo prodotto, cambio cestina perché dovete sapere che vedete quelle che mancano da qui, le ho qua sotto e sono due diverse, perché non so perché. Allora, tra l'altro mia madre mi ha chiamato a cena, quindi è un momento perfetto per fare video. Allora, il secondo prodotto che ci terrei a mostrarvi è il mascara che sto utilizzando adesso, che non è nella scatola perché me lo sono portata a lavorare. Probabilmente ho cambiato posizione perché sono andata a prendere il mascara che avevo lasciato all'interno della mia borsa, ma va bene così. Il mascara in questione che sto usando al momento è questo, che è il DL Lashes di Neve Cosmetics. Perché uso Neve Cosmetics? Perché è una marca che fa i suoi prodotti, cioè i suoi prodotti sono naturali e io ho gli occhi veramente sfigatissimi. Non posso tipo usare prodotti troppo aggressivi perché sennò iniziano a diventare rossi. Già adesso sono rossi, ma non è colpa del prodotto, è colpa del fatto che sono pioppi ovunque e quindi mette a dura prova la sopportazione dei miei occhi. Comunque sia, questo mascara straconsigliato perché le ciglia le fa abbastanza lunghe. Però soprattutto che ve lo mettiate che avete l'occhio irritato, l'occhio normale, l'occhio stanco, non vi darà mai fastidio. Cioè voi avete comunque il mascara sopra, bambini di merda, voi avete comunque il mascara ma non sentite di avere il mascara, non dà fastidio, non vi prude l'occhio, cosa che invece con tutti gli altri mascara me lo fa tutti quanti. Però, detto questo, cioè partendo dal presupposto che ci sono i giorni in cui posso tollerare un mascara vero e... Che cos'era questo rumore? I giorni in cui posso tollerare un altro tipo di mascara. L'altro mascara che uso che è l'ercio, quindi è una delle scene più brutte mai viste, questa. In più è specchiato, quindi grazie L'Oreal. Non si metterà mai a fuoco una cosa specchiata. Ecco, magari mi metto una foto qui. è il ciglia finte farfalla di L'Oreal Paris, appunto. E questo effettivamente fa delle gran ciglia, le separa, le allunga e le curva, che le mie non sono particolarmente curve, quindi una cosa in più, ecco, se vogliamo dare un pregio a questo mascara, è che oltre a allungarle, le separa, non crea i grumi, ma soprattutto le curva anche. E lo scovolino è un po' strano, però se ci fate la mano diventa quasi più comodo degli altri. Poi, allora, mi rendo conto che siamo uno sponsor della Neve Cosmetics, ma non lo è, sono io che ho dei problemi agli occhi. Allora, io uso poche volte, però qualche volta uso anche la matita, non la metto più nella rima interna come facevo quando ero alle superiori, mi sentivo molto, molto dark e molto cool, ma la metto sopra come se fosse un eyeliner, però al posto dell'eyeliner, perché magari non mi va di mettere l'eyeliner. E al posto dell'eyeliner metto o questa, che non si metterà proprio mai a fuoco perché è la cosa più sottile del mondo. Invece forse si è messa a fuoco, incredibile questa, che è sempre della Neve Cosmetics. Questa invece è una matita nera, quella di prima era marroncina. E questa qua le uso per fare appunto, fare così e la metto sopra. E forse l'avete visto nel video il Get Ready With Me che ho pubblicato. Dovete sapere che io di solito non mi trucco, cioè adesso tipo ho iniziato un po' adesso a mettermi gli ombretti al posto delle lenti, ma solo perché fa un caldo assurdo e mettermi qualcosa di liquido sull'occhio mi crea molte turbe. Invece se mi metto una polvere, tipo appunto gli ombretti, mi dà, non so perché, mi dà davvero fastidio. Turbe psicologiche. Poi, a proposito di eyeliner, quando mi metto invece l'eyeliner, ragazzi, lo so che sembra uno sponsor, ma non voglio sponsorizzare Neve Cosmetics, è che sono i prodotti che utilizzo. Uso gli eyeliner di Neve Cosmetics perché non mi danno fastidio, quindi uso questi. Ah, tra l'altro sto facendo vedere anche le mie unghie gialle e sono gialle, abbiate pietà, perché sono una furba proprio io. Mi sono tolta lo smalto con quei togli smalto, quelli che devi ficcare dentro il dito e ti leva lo smalto. Il problema è che avevo tolto precedentemente, avevo tolto lo smalto blu e quindi adesso quando tiro fuori il dito è giallo. Brava Giulia, grande, continua così. Comunque appunto questi sono i
gli eyeliner di Neve Cosmetics, costano tipo 13 euro. Che è tantino per un eyeliner per i miei standard, nel senso che io non spendo mai così tanto, cioè non spendevo così tanto per un eyeliner, però poi alla fine tutti mi facevano prudere l'occhio e mi diventava rosso, e che palle, quindi cioè alla fine ho preso questi comunque per poveri, perché non è che ti sto sparando tipo 30 euro per un eyeliner, però comunque molto 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 tollerabile. Allora, poi un altro prodotto che vi faccio vedere, che sembra sempre sponsor ma non lo è, giuro, è questo fondotinta compatto. Guarda che si vede la fotocamera rifletta. Wee! Inception! È questo qua. Indovinate un po'. Sempre di Neve Cosmetics. E praticamente questo qui è un fondotinta compatto. Io di solito non li uso, ma io lo uso tipo come cipria in realtà, perché a volte per fissare, sono tipo un brufolo gigante, cose così, per fissare il correttore ci metto questo con una spugnetta e via, che si va, veloce, facile e niente storia. Allora, questa è l'unica cosa costosa che vi farò vedere, però ci tengo a precisare che me l'hanno regalata, uno, e due, è scaduta da 6 anni, quindi e quindi ci sta. Questa è della Benefit ed è Raqueteur, non so come si legge, ed è un blush. E praticamente non ho usato neanche la metà, perché mettersi blush, cioè comunque il blush non è che va su tutta la faccia, va solo qui, quindi cioè, capite che ce ne vuole per consumare. E me l'hanno regalato i miei amici per un compleanno, però non l'ho mai finito, ormai me l'hanno regalato probabilmente al compleanno dei 21, quindi se, forse anche prima, e quest'anno ne devo compiere 26, quindi veramente è scaduto tipo da 5 anni, anche perché ha una durata di 12 mesi, quindi dura un anno solo. Ma io me ne sbatto, perché è l'unico blush che provo. Non è vero, non è l'unico, dopo vi faccio vedere l'altro. È però l'unico blush che non mi turba sulla faccia, cioè non mi crea disagio, cioè non sembra tipo Heidi, ma sembra effettivamente che tu sia arrossita in questa zona e sembra naturale, ecco. Comunque non so se esiste anche la versione mini. Se esistesse la versione mini, comunque il prezzo sarebbe di tipo 15 euro, quindi cioè ci sta, lo usi solo questo. Infatti io uso solo questo, a parte l'eccezione che vi sto facendo per vedere. Certo, mi fa una piega questa frase, Giulia. L'unica eccezione che è questo blush di Kiko, che è questo qua. E voilà, ci ho messo anche wow, Inception di nuovo. Molto bella questa cosa, se sembro matta me ne rendo conto. La luminosità completamente random. Comunque questo qui, ovviamente non uso questo, uso questi due, e è l'unico altro blush che uso oltre a quello di Benefit, perché non lo so, anche questo mi sembra abbastanza neutro. Sinceramente non ho mai confrontato un colore con l'altro, però sì, infatti quello al centro non dico che è identico, però sembra che Raqueteur sia tipo il misto di questi due a sinistra, e quindi niente, cioè sono una persona pallosa e uso sempre gli stessi colori per truccarmi, ma cioè facciamocene una ragione, perché è così che va la vita. Allora, sto parlando da un'eternità, quindi mi scuso per questo. Allora, cioè i miei trucchi, ragazzi, sono in condizioni veramente pessime, in questo sono andata a capire i peli dei capelli, vabbè. Un'altra cosa che vi devo far vedere è questa qua, che è una terra, che è questa, che è dell'Astra, la marca è la Astra, che penso sia una marca italiana, cioè penso è made in Italy, non so se l'origine è italiana, e questa è la numero 13, e uso questa terra perché, come potete vedere, appunto sono del colore del muro, quindi se io non usassi ogni tanto un bronzer, insomma, chiamatelo come volete, sembrerei un zombie tutto l'anno. Con questa, ecco, camuffo, sembro quasi una persona sana, non dico che sta bene, però sembro quasi sana, ecco. Ok, voglio finire questo video facendovi vedere le palette che uso io e che sono costate poco. Allora, l'unico problema di quello che vi sto facendo vedere adesso è che penso fosse una limited edition, che non penso ci sia più da Sephora,
che è questa, che è per persone proprio bebbe, ci sono anche le istruzioni sotto. E praticamente questa l'ho presa da Sephora e l'ho pagata 5 euro, quindi 5 euro per 3 ombretti. E se non ve ne mettete 4 quintali sugli occhi, cioè se non avete una tavolozza al posto degli occhi, vi dura un botto. Questa ha 1,2 grammi, cioè una cialda è 1,2 grammi per 3, insomma. Vedete così? E ha un grigio torto e un marrone e una via di mezzo tra i due colori. Che non è quello che sto usando proprio adesso in questo momento, però è meno male quello che mi metto sull'occhio se non metto eyeliner, perché sono una persona molto triste. Comunque questa l'ho pagata 5 euro da Sephora, non so se l'ho già detto, forse sì. E ci tenevo a dirvelo perché so che cioè io non sono una persona che ha voglia di girare ore e ore per cercare mille mille palette. Voglio una palette pratica, semplice, con i colori che mi servono, fine. Ultimamente però mi sta facendo un po' prendere la mano con la storia delle palette, perché mi sono resa conto che se faccio l'ombreggiatura sull'occhio sembro meno morta. Certi giorni sembro morta lo stesso, però. Ecco. E giusto l'altro giorno ho comprato questa di Essence, anche questi colori, sempre molto felici e sgargianti. E allora, l'oro in realtà ce l'avevo già guardando adesso. Però il bianco così bianco non ce l'avevo. Ci sono altri colori un po' brillantinati. Wow Moment è un viola tipo. Questo tipo un viola morte. Beh, comunque era carina, era sottile, vedete. E questa tipo me la sono portata con me stamattina perché non volevo truccarmi a casa perché non facevo in tempo. Allora me la sono portata dietro, così mi sono truccata prima di iniziare a lavorare in macchina. E questa cosa è una cosa molto pratica e utile, quindi palette approvate. Il trucco è quello che state vedendo adesso. Wow! Allora, come potete vedere, a fine giornata, io mi sono truccata stamattina. A fine giornata, effettivamente, se guardo in basso, si dovrebbe vedere che una parte qua in mezzo, un pochino, vedete che c'è un grumo. Però, cioè, sti cazzi, nel senso. Comunque mi sembra che abbia retto abbastanza bene come trucco, tenendo conto che la palette l'ho pagata tipo boh. L'avrò pagata boh, 4,50 euro, tipo una cosa del genere. Quindi, secondo me ci sta tutto. Allora, mi rendo conto che questa rubrica nel mio canale è un po' fuori luogo, nel senso che io non sono una solita a parlare di queste cose, come ben sapete il trucco non è la mia passione principale. Però a volte io passo delle ore a guardare video su YouTube di persone che parlano di trucco perché mi rilassa e mi piace, cioè cerco di unire ogni consiglio di ogni persona per arrivare, diciamo, alla collezione di trucchi perfetta per avere non tanti trucchi, non spendere troppo, però avere comunque un risultato decente, perché è ovvio che se tutti si truccassero con i trucchi della sciaca sarebbe un mondo di merda. E, detto questo, spero che il video vi sia interessato anche per i ragazzi, comunque, nonostante magari non vi mettiate gli ombretti, la terra, nonostante non vi mettiate gli ombretti, gli eyeliner, così, anche se potreste farlo, mi rendo conto che la società ancora non lo permette. Comunque il correttore, cioè, e la terra e il blush, volendo, sono cose che se sapete sfumarle potete mettere tranquillamente, nessuno se ne accorgerà, sembrerete solo più sani e più belli quel giorno, anche se e nessuno capirà perché. In ogni caso, questo è il video, spero che vi sia piaciuto, mi rendo conto che è sconclusionato tanto quanto il mio canale, ma per me questo è un momento in cui, cioè per me fare un video su YouTube, girarlo è passare un po' di tempo con il mio cervello. Noi siamo sempre abituati a essere occupati in qualcosa, che sia parlare con qualcuno, stare su Facebook, sui social, guardare un telefilm, giocare a videogiochi. E quando parlo con la telecamera mi rendo conto che adesso no, ci sottofondo gli uccellini, io sto parlando da sola, però non sto pensando a niente, cioè sto pensando a quello che vi sto dicendo, ma ho la mente vuota, ho la mente sgombra, ho la mente libera. E a me questo piace di fare video su YouTube, perché quando li
li giro e quando li sto montando, voi dovete sapere che mi piace molto anche la fase del montaggio, io starei ore ed ore a montare video. Cioè proprio è un po' come la gente che fa la calza, tipo fa la maglia e quelle cose lì che gli rilassa molto. A me rilassa fare editare i video, mi rendo conto che abbia un problema. Però questo è il punto. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando non prendetemi troppo sul serio perché non sono una makeup artist, so solo molte cose sul trucco, perché diciamo l'esperienza l'ho fatta con gli anni e truccandomi, guardando tutti gli altri truccarsi, guardando persone esperte farlo, cioè veri makeup artist, e quindi spero che appunto vi possa essere interessato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete un mi piace. Anche lo stesso, l'importante è che abbiate guardato questo video e che mi lasciate un commento su i vostri trucchi che usate, quei tre trucchi che usate, se anche voi siete della categoria trucchi per poveri, e mi raccomando, ci tengo ai vostri commenti. Alla prossima, ciao!